Saluto da Dottor Palma, assessore del turismo dentale. Si è arrivato all'ultimo video informativo che ho voluto realizzare per aiutarti a capire qualcosa di più sul mondo delle riabilitazioni della bocca. Questa è in assoluto la domanda che mi avete fatto in questi 7 anni in cui ho girato l'Europa in più di oltre 100 cliniche, in cui ho realizzato la mia opera di scrittura dei libri sul turismo dentale, in cui ho aiutato più di 2.000 persone a risparmiare 20.000 euro a testa, evitando di indebitarsi con una banca. Cosa conta veramente quando si sceglie una clinica? Quando ho scritto il primo libro, che ero veramente un incosciente e giravo tutta l'Europa, ero partito da un'idea che conoscevo tutti i parametri importanti da analizzare per scegliere una clinica. Avevo fatto anche delle tabelle dove potevi selezionare questo c'è, questo non c'è, questo non c'è, fare una somma. Poi invece mi rendevo conto che in realtà non è né una questione di quante lauree hai, non è una questione di quanti macchinari hai. Sì, quello conta, non è neanche tanto l'esperienza che c'hai a livello manuale, anche quello conta, forse quello conta anche più delle marche degli impianti. Quello che conta è se dovessi fare una somma di tutte l'onestà, ovvero tu puoi avere un professionista che ha 3 lauree, ma se è disonesto fa quello che conviene a lui. È come un idraulico, se può essere anche bravo a aggiustare i tubi, ma se è disonesto ti venderà quello che conviene a lui. E questo è il grosso conflitto della sanità così come strutturata, privata, che chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona poi che si intasca i soldi. E per questo ti do ancora un invito ulteriore a leggere il libro che ho scritto proprio sul sistema salute, sugli scheletri del sistema salute che c'ha l'Europa, il mondo e di come invece dovrebbe essere cambiato. Conta innanzitutto la passione che una persona ha, e la passione la si vede negli occhi di una persona. Se una persona si appassiona al tuo caso, allora quello è il medico giusto. Se è una persona che non conta l'età, non conta l'esperienza, ha un chirurgo giovane, alle prime armi la mano trema quando fa un intervento importante e prima di farlo non dorme la notte e pensa a quello che farà l'indomani. Magari un chirurgo un po' troppo navigato può avere quella troppa sicurezza, quella superbia che in realtà poi lo porta verso l'errore. Contano i materiali, ricorda i materiali contano, ma soprattutto l'utilizzo che viene fatto e la scelta che viene fatta dei materiali. Conta la diagnosi, quindi capire bene la balistica di quello che è successo nella bocca e capire la strutturazione del trattamento. Conta il laboratorio conta tantissimo, in futuro conterà sempre di più. Chi investe oggi nel laboratorio, nelle nuove tecnologie, sta intercettando il futuro perché si ritrova a limi poter limitare i rischi che derivano dall'utilizzo di materiali artificiali, che sono comunque tutti materiali imperfetti. Invece avere il massimo della precisione a livello di tecnologia che produce poi i denti artificiali significa non azzerare, perché non si azzererà mai, però limitare veramente enormemente i rischi di rottura dei materiali stessi. Conterà sempre di più l'approccio individuale, ovvero poter approcciare l'equipe che curerà il tuo caso, leggere l'onestà nei loro occhi e capire se quello che ti stanno proponendo è un qualcosa che conviene a loro oppure è un qualcosa che va a tuo vantaggio. Come abbiamo superato questo? Semplicemente costruendo la clinica migliore, una clinica social che sta sui siti social, che sta su Facebook, che può essere giudicata e mettendoci noi dalla parte della lama del coltello. Questo è quello che noi abbiamo deciso di fare, costruire non una clinica per gli italiani, i francesi, ma la clinica degli italiani, dei francesi, degli inglesi e dei tedeschi. Una clinica per quelle persone che stanotte non hanno dormito dai dolori. Il web ci aiuterà a fare massa critica, a sconfiggere le caste che stanno tenendo in scacco il sistema salute in Europa, ok? Poche migliaia di persone che stanno decidendo come la salute deve essere per milioni di persone. Siamo noi che con internet ribalteremo il sistema. Un saluto e è umano emozionarsi. Ciao.